Pocherissimo VBC Casalmaggiore e roster prende forma. In Baslenga la società del presidente Massimo Boselli Boturi ha presentato 5 nuove giocatrici che assieme alle 4 già annunciate in precedenza portano a 9 il totale dell'atleta a disposizione di coach Martino Volpini alla sua prima esperienza da primo allenatore che ha conosciuto sempre lunedì il suo vice Tommaso Zagni. Collegate da Salerno e dagli Stati Uniti, il libero Martina Ferrara, classe 99, sorella di Marianna, campione d'Europa Casalmaggiore nel 2016, e la centrale Michaela White, classe 98, con esperienza in Finlandia. Non vedo l'ora di iniziare e sono impaziente di conoscere di persona tutta la dirigenza, lo staff, le mie compagne di squadra e tutti i tifosi. Vi mando un abbraccio grande e ci vediamo presto. Ciao! Non sono mai stata in Italia prima d'ora, ma non vedo l'ora di arrivare, conoscere le compagne di squadra e lo staff tecnico per provare a vincere insieme il campionato. Sono molto competitiva, motivata e imparo velocemente, perciò sono pronta ad iniziare e a divertirci in questa stagione. In presenza invece ecco Marina Zambelli, centrale classe 90 che torna a Casalmaggiore, e le giovanissime classe 2000 Linda Mangani, Banda e Adua Dujok, opposto cresciuta nel Club Italia, una scuola che non tradisce, come ha dimostrato il successo di domenica della nazionale Under 20 divenuta campione del mondo. Ha sempre dimostrato tanta forza, tanta determinazione, infatti sono molto fiera di alcuni miei compagni che tra l'altro giocavano con me al Club Italia. Sono molto emozionata anch'io per loro, infatti ieri ho seguito tutta la partita. Il gruppo è totalmente nuovo, ma questo non impedisce, non ha mai impedito storicamente ai gruppi di fare bene, quindi so che la società qui lavora molto bene, ci metterà a disposizione tutto quello che serve. Devo fare anche un grosso saluto alle tifoserie che so che sono molto importanti e famose. E niente, sono davvero emozionata per questa chiamata. Intanto il presidente Boselli Botturi ha omaggiato i tifosi con una maglietta che reca il loro logo, indossata dalla VBC nei duri mesi del Covid, senza pubblico al Palaradi.